Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Nello scorso video sono cominciate le missioni chiave e una delle missioni chiave prevedeva di andare in un altro portale per vedere che stava succedendo. E in pratica dobbiamo scongiurare una specie di crisi dei mondi. E il fatto è che mi sono messo un attimino ad allenare gli Yo-Kai, a fare qualche combattimento, e ho trovato una moneta arrugginita. Quindi direi che possiamo fare una slottatina, no? Ancora non abbiamo molte monete, quindi allora, potrebbe uscire davvero tantissima roba. Le chiavi sto ancora cercando di capire come usarle e ne ho trovata una, a dire il vero. E abbiamo trovato uno Yolisir Provocatior. Ok, quindi nulla di fatto. Chiave avversi. Chiave per portali, percepisce gli avversi. E forse devo, quando entro in un portale e percepisco gli yokai avversi, quelli della tribù avversi. Però andiamo a fare queste missioni chiave, completiamo le missioni chiave e io direi di fare il mistero di Leo Fuoco, dai, che è la seconda missione chiave, facciamola in fila come sempre. Di notte però. Allora, non è un problema andarci di notte, quindi basta che andiamo alla pinetina e ci riposiamo sotto un albero fino a che non è ora di fare la missione. A Valdoro Nord, sì, mi sa che tutte quante le missioni secondarie di questa volta, di questo capitolo, si svolgono a Valdoro Nord. Sto iniziando anche ad orientarmi, sapete? Oh, salve! Ciao, tutto bene? Non urlare! Sono appostati in gran segreto, proprio così. Vogliamo catturarlo e porre fine al suo regno di terrore. Proprio così, sì, va bene. Oh, certo. Questa qui me l'ha detto che era sbagliata e già l'ha aggiustata, quindi vabbè. Sono venuto qui di persona, non potevo starmene con le mani in mano. Sconfiggerò il demone infuocato. Ah, quindi tuo fratello ha provato a sconfiggere il demone infuocato. Ok. E al momento sta facendo riabilitazione e arriva al laghetto. Tuttavia è possibile che quel mostro possa attaccarlo di nuovo. Se ti trovi qui hai un coraggio davvero ammirevole. Tuttavia cosa direbbe tuo fratello se anche tu dovessi restare ferito? Ormai ho preso la mia decisione. Che figura farei se ci ripensassi? Ok, lascia fare a noi, intesi? Sicuro di potercela fare? Certo, dopotutto siamo i famosi detective yokai. Detective yokai? Quindi siete una sorta di supereroi? Bene, posso fidarmi allora? Adesso è meglio che torni a casa. Ok, perlustriamo allora. Ah, aspetta, ma ce ne sono due? Ah, interessante. Boh, estraiamo la Yomagia. Ah, ok, semplicemente un oggetto. Però cos'è? Un'esfera magari? No. Eccolo qua. Ok. Yomagia, vieni qua, vai. Perfetto. E questo? Ma allora! Leo Fuoco! Che cavolo, però! Stai buono! A Leo Fuoco! Manca a fa così! Feroce proprio, guardalo! Ah, che bello! Mi piace quando sono arrabbiati! Ta! Oh, è forte, eh! Ah, non posso davvero, non posso, non serve più ora. Non devo riattivare i miei Yo-Kai Watch. Grande Gibanian. Ok, fatta, boh. Ovviamente sempre un po' un guazzabuglio di attacchi, di voci, si capisce poco, ma wow. Però Leo Fuoco è bellissimo così. Il problema è che ora torna nella forma Lightside. Ah, che botta. Quella era la forma Shadowside di Leo Fuoco. Già, spaventosa, vero? Beh, almeno ora possiamo saperne di più. Eccola là. Oddio. Ma si può? Cioè, è un bimbo. Eccomi, vi chiedo scusa per avervi attaccato all'improvviso, ragazzi. Non preoccuparti, piuttosto che mi dici di te, ti sei ripreso del tutto? Puoi scommetterci, amico, mi sento come rinato. Leo Fuoco, posso sapere perché ti sei scagliato contro di noi? Certo, ora vi spiego tutto, promesso. Raccontaci la tua storia. Magari non è lui il demone infuocato, meno altro. Quindi, se ho capito bene,
Tempo fa ho incontrato un ragazzo che faceva fatica a mostrare le sue capacità. È stato in quel momento che ho deciso di entrare in gioco per aiutarlo. Poi però il ragazzo ha finito per farsi male a causa del troppo allenamento, vedendosi costretto a saltare una partita importante. È andata così? Più o meno. È vero, volevi fare una buona azione, ma non è andata come speravi. Ora non preoccupiamoci di questo. Dobbiamo pensare ad un piano. Hai ragione, che cosa potremmo fare? Niente, starcene buoni con le mani in mano. Non risolveremo niente se continuiamo a restare qui. Quindi immagina che tu abbia un piano per noi, amico. Ma certo che ce l'ho! Dobbiamo solo andare a trovare questo ragazzo! Buona idea. Concordo anch'io. Dovremmo andare a controllare le sue condizioni. E tu che cosa farai, Leo Fuoco? Ti unirai a noi? Sì, mi piacerebbe molto. Preferirei andare da lui e scusarmi di persona. Bene, è deciso allora, andremo tutti. Beh, a meno che qualcuno di mia conoscenza non abbia paura. Ma sto ragazzo dove si trova? Forse in qualche stadio? Ah, forse è un giocatore di calcio? Ok, chiediamo a suo fratello allora. Riabilitazione al laghetto gioventù, ma di giorno probabilmente. Si trova nella zona campo dei ciliegi. Capisco, grazie dell'informazione, Bruno. Che ti prende, amico? Sembra che voglia comportarsi come una sorta di fratello maggiore. Bene, siamo pronti? È ora di andare al laghetto gioventù. Ricordiamo di andarci di giorno. Bruno dice di andarci di giorno, ma la missione mi dice di notte col bel tempo. Ma. Ed in effetti è qui. Eccolo! Ma questo non è un fratello maggiore, questo è un uomo. Ciao, possiamo parlarti un minuto? Ah, ti serve qualcosa per caso? Sì, noi. Noi siamo del club di giornalismo. Ogni tanto intervistiamo degli atleti. Intervistate degli atleti? Cosa? Ma che ti salta in mente? Shh, zitto! Sembra che abbia boccato invece. Ah, speriamo che vada tutto per il verso giusto. Potresti concederci un'intervista, sai? Siamo le tue grandi fan. Fan? Ma che diamine stanno dicendo? E sia, accetto. Sul serio? Ma è fantastico, grazie mille. Iniziate col chiedergli il suo infortunio. Oh, giusto. Dunque, come va la ferita? Sta guarendo? Sì, anche se dovrò continuare la mia riabilitazione ancora per un po'. Oh, che sollievo! Sembra che il tuo recupero proceda per il meglio. Già, che bello. Piuttosto, avete detto di essere dei miei fan. Mi fa un certo effetto sentirlo dire. Tuttavia, dovrò fare più attenzione all'allenamento in futuro. Mio fratello era il mio primo tifoso, ma non so se continuerà ad esserlo. Non dire così. È pur sempre tuo fratello, no? Esatto, non vorrei dirci che smetti così su due piedi. Una cosa è certa, non leggerei mai un articolo di questo club. Non saprei, sinceramente. Mi sono davvero spaventato quella volta. Però non posso abbandonare. Sto anche per entrare nella nazionale. La nazionale? Che si tratti della famosa Inazuma Japan. In realtà non è questo il dialogo giapponese, però hanno preso la palla al balzo per fare il riferimento. Un crossover dei crossover. Sapete, di recente non ho fatto altro che allenarmi per le prossime partite. Era da un bel po' che non mi sentivo così libero. Avete presente anche voi, vero? Oh, che belle sensazioni. Certo, bisogna anche sapersi fermare a volte, l'ho imparato sulla mia pelle. Quindi non ce l'ha con me per avergli causato l'infortunio? Oh, giusto! Hai mai sentito parlare di un certo demone infuocato? Sai, siamo convinti che tutto questo sia opera sua. Un demone, avete detto? No, non ne ho mai sentito parlare. Ma se esiste, non posso che ringraziarlo, mi ha insegnato una lezione di vita. Sono felice per te, Leo Fuoco, te lo meriti, amico mio. Adesso credo che tornerò ad allenarmi. Devo tornare in forma per l'autunno. Beh, allora buona fortuna. Facciamo tutti il tifo per te. Grazie dell'incoraggiamento, ragazzi. Non vi deluderò. Io. Oh. Brucio. Brr, con più R perché è cattivo. Oh no, Leo Fuoco ha nuovamente incantato quel ragazzo. Così non ma dobbiamo fermarlo. Lo sento. Sento un enorme potere scorrere dentro di me. Al diavolo l'allenamento. Ora l'unica cosa che voglio è un po' di relax. Non posso bruciare la tappa della riabilitazione. Devo avere pazienza. Bene, ragazzi. Tornate a casa anche voi e riposatevi un po'. A presto. E addio. Se n'è andato. Siamo sicuri che la sua vera intenzione sia quella di riposarsi? Ora mi sento meglio, ragazzi. È tutto per merito vostro. Vi prego, prendete questa come segno della mia riconoscenza. La sua chiave? Ok. Praticamente è un Axel Super Saiyan, però con i capelli rossi. E
E ci siamo anche con Leo Fuoco. Oh, lui è un ottimo alleato. Penso che lo metterò al posto di Gibanien normale, forse. Sarà un piacere lottare al vostro fianco d'ora in avanti. Ora che ci penso, potresti incantare Bruno. È un ragazzo così pigro. Cosa? Guarda che Leo Fuoco ha imparato a controllarsi. Cara, cos'è? Fidanzati. Oh no, quella risposta non mi farà dormire per molto tempo. Le risate. Le grandi gags. Ci dovevo andare di giorno, ma in realtà no. Potevo andarci anche di notte. Oddio, dovrei levare Baku e mettere al limite. Al limite no, Gibania, levo Baku. Così magari inizia a salire di livello. Allora, le altre missioni. Un'altra mi ricordo più o meno dov'era, ma attiviamo comunque la navigazione. Il drago vermiglio. E che cosa becchiamo? Ah, ma era dietro la casa del ragazzo prima. Dove abbiamo trovato Leo Fuoco? Ah, qui non c'è nessun drago vermiglio. E se chi ci ha segnalato il fatto avesse sognato tutto? Ma no, che senso avrebbe parlare di qualcosa che non esiste? La nostra è un'agenzia seria, non possiamo perdere tempo. Ah, suppongo che tu abbia ragione. Ehi, e questo cos'è? Una sfera di luce che sta lì da quando siamo arrivati. Hai trovato qualche indizio sul drago vermiglio, per caso? Carta di Nevaria. Una carta di Nevaria. Quindi? Carta di Nevaria? Nevaria no yokai. Forse anche lei è coinvolta in questo mistero? No, non credo sia questo il caso. La carta che ho trovato appartiene ad una rara collezione. Raffigura il celebre lupo glaciale e ne esistono solo 3 copie al mondo. Si tratta della carta principale del mazzo tematico Ghiaccio Totale. Se usata durante una sfida può sbaragliare all'istante ogni avversario. Non avrei mai immaginato di poterne vedere un esemplare dal vivo. Cole è il nerd di un gioco in particolare, però per il resto non gliene frega niente. Bene, sembra una carta fantastica, ma chi può essere così sbadato da smarrire qualcosa di così prezioso? Forse il proprietario è stato attaccato dal drago vermiglio. Tu dici? Wow, chiunque fosse deve essersi preso un bello spavento. Sì, però a quest'ora sarebbe già ritornato a prenderla, no? Probabilmente aveva intenzione di venire qui domattina. Quindi se torniamo domattina potremmo essere in grado di incontrare il proprietario, ma certo. Bene, è deciso allora. Appuntamento domattina, detective. Dobbiamo venirci quindi di mattina. Beh, andiamo a riposarci sotto all'albero e tanti cari saluti. Ed eccoci quindi di giorno. Oh, allora, parliamo con questo ragazzino. Ciao, stavi cercando questa, vero? Non ci credo, l'hai ritrovata, grazie mille. Di niente, ma come l'avevi persa proprio in questo punto? Beh, ieri sera sono uscito per andare al negozio di caramelle. Mentre stavo ritornando verso casa, un drago vermiglio mi ha attaccato. Allora ci avevamo visto giusto. Comunque la carta è al sicuro ora. Meglio così, anche se non ha un valore così alto come si pensa. Stai dicendo che non è una carta rara, quindi? In realtà lo è, ma ora che ho visto l'originale puoi anche tenertela. Il lupo glaciale è una delle controparti di Drago Rovente, il drago vermiglio. Nel cartone animato tratto dalle carte, le due forme sono acerrime nemiche. La loro rivalità viene descritta molto bene in un episodio in particolare. Il risveglio del lupo glaciale ha riacceso gli animi del drago rovente. Pensavo che fosse tutto inventato. Posso credere che sia reale? Secondo il cartone animato, presto i due combatteranno tra di loro. E solo l'intervento di un prescelto riuscirà a sedare la loro ira. Ecco perché sono scappato l'altra sera. Io non ho le qualità di un eletto. Beh, non con questo atteggiamento. Oh, ho paura, non sono un eletto. E grazie che non sei eletto se fai questi discorsi. Voi però sembrate all'altezza. Avreste voglia di sconfiggerlo per me? Ok. Sono sicuro che ce la farete. Di notte. Cribbio. Allora, gioco, io ti voglio dire una cosa. Anche a level 5, perché al gioco in particolare. Capisco che tu devi far imparare bene al giocatore, far assimilare. Tutto quanto il processo di sveglie, di fatti e tutto il resto, però non è che farmi fare questi giochetti serva a qualcosa alla fin fine. Fammelo trovare lì, basta. Allora, è comparso un NPC qui. Questo probabilmente è una maestra della notte. Il problema è che è un po' passatella, non è per dire, però. Aspetta, io magia? Oh, eccolo qui. Che bello. Ma che bello che sei. Ah, mamma mia, drago. Non me lo ricordavo così bello. Oh, allora? Fra.
bello. Eccolo! Quindi è lui Drago Rovente, il Drago Vermiglio. Dov'è? Dov'è il lupo glaciale? Tu, umano, dimmelo, avanti! Ti pare che se avessi il lupo glaciale starei qui da solo? Non sei molto sveglio, vero? Eh? Iniziamo! Oddio, avrei potuto mettere. No, le fuoco contro un altro fuoco che ci fa. Oddio, anche Gibanian è fuoco, ma. Ogni no cicalo! Oio! Fammi raccogliere qua le sfere di potenza che servono per salire di livello. Ok, combattiamo ora con la spada. Eccolo, dentro strello, vai! Grande. Oh, dov'è? Sono carico? No. Sconfitto. Bene. Che era stare? Ah, delimitava l'area di combattimento. Oh, le ho poco pochissimi punti ha preso. Ah, forse perché sta dietro? No. Non mi pare fosse quello il caso per cui prende pochi punti. Però è andata. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a sconfiggere il Drago Ruente. Già sembrerebbe di sì. Un po' melodrammatico, non credi? Incredibile, l'avete battuto! Eh? Chi è che parla? Tate! E tu cosa ci fai qui? È un po' che ti seguo, sorellona. Ultimamente sei sempre fuori casa. Ultimamente? Pff, vabbè. Sorellona? Quindi questo Tate sarebbe mio figlio? E stavo per dirlo. Caspita, identico a me. Mi chiedo cosa dirà Summer. E come se non bastasse, ti porti dietro un tizio uguale a me. Che succede? Tranquillo, fratellino. Vedi, Link in realtà è nostro padre. Oh, capisco. Allora è tutto a posto. Cosa? Quello sarebbe mio padre? Ma com'è possibile? Che cosa sta succedendo qui? Summer, non ti sembra di correre un po' troppo? In effetti. Ascoltami, Tate. Noi quattro possiamo uscire di notte grazie a Baku. Ma tu no, quindi fila subito a casa. O vuoi che spifferi tutta mamma e papà? Lo faresti davvero? No! Sono lasciato prendere dal momento, ti chiedo scusa. In effetti sì, sarebbe stupido. Papà, Tate esce di casa di notte e tu come fai a saperlo? Perché lui seguiva me che uscivo di casa, quindi. Fregata. Ci vediamo più tardi, sorellona. Mi ha preso la rincorsa perché, dai, mi dà la spinta. Mi raccomando, Tate, fai attenzione mentre torni a casa, va bene? Certo che me l'avete proprio suonato prima, gna. Eccolo qua. E tu che diavolo saresti? Una qualche specie di Gibaian volante? Gibaian hai detto? No, mi spiace, io sono Wisnian, amico. Peggio. Giunia. Ok, no, questo è Gitan? Cosa? Oddio, non ho letto bene il nome. Posso assumere qualsiasi forma io voglia. Non trovate che sia fantastico? Stai dicendo che sei in grado di trasformarti? Proprio così, bello! A quanto pare non sei proprio sveglissimo, eh? Ehi, come ti permetti? Ma per quale motivo hai attaccato quel ragazzo l'altra sera? Sì, è un'ottima domanda. A prima vista non sembri così aggressivo. Cosa? Non avete sentito quello che mi ha detto poco fa? Vi racconterò tutto. Tempo fa vivevo nella casa di un'anziana signora. Gestiva il negozio di caramelle qui dietro e come animale domestico aveva uno splendido cane dal pelo bianco di cui andava fierissima. Forse quella signora vende quelle carte nel suo negozio. Potrei farci un salto domani e controllare di persona. E dimmi, eri geloso di questo cane, vero? Sì, ma non ti sembra esagerato attaccare qualcuno solo per questo? Avete ragione, però. Sul momento non ci ho pensato troppo, gna. Ricordo solo di essere stato colpito da una specie di freccia oscura. Subito dopo è stato avvertito una profonda oscurità dentro di me. Mi chiedo se si tratta della stessa di cui parlava Summer. E non hai visto che è stato a lanciarti quell'incanto? Ma certo! Wisden, non potresti trasformarti in colui che ti ha colpito? Per chi mi ha preso la ragazzina? Posso e lo farò, ecco a voi! Demon gufo. A quanto pare c'è qualcuno in grado di far scatenare gli yokai in giro. Oh, quindi siamo punti a capo. A quanto pare. È così.
Incredibile! Sei ritornato nella tua forma originaria in un attimo. Grazie dell'aiuto, Wisnian. Sei stato davvero prezioso. Prezioso, gna? Ma se vi ho attaccati neanche 10 minuti fa. Sì, ma in quel momento non eri in te. Non preoccuparti di questo, amico. Esatto, il vero colpevole qui è colui che ha scagliato la freccia. State tranquilli, ragazzi, vedrete che riusciremo a catturarlo, me lo sento. E poi oggi sono riuscito anche a vedere Drago Rovente, che bello! Di nuovo? Quando è che finirà di emozionarsi? Oh, che seccatore che sei! Beh, sembrate dei bravi ragazzi! Che dite se mi unissi a voi? Che poi. Gitan! Ok, Gitan. Il problema è solo uno: non possono avere 12 anni loro. Anche se sulla wiki dice che ne hanno 12, ma non è possibile. Fantastico! Benvenuto a bordo, Wisnian! Wisnian, un nome curioso, non c'è che dire. Personalmente non credo che sia un nome adatto per uno yokai. Oh, avete sentito? La signorina piace parlare a vanvera! Ah, continua a prendermi in giro? Bene, fatti sotto allora! Sei troppo divertente, amico! Ah, che cosa devo fare per chiuderti quella boccaccia? Sembra che a Wisnian piaccia molto Bruno, eh? Tu dici? A me sembra l'esatto contrario, invece. Beh. Okidoki. Bene. Ma allora abbiamo concluso anche le missioni secondarie. E abbiamo due nuovi compagni. Bene. Allora, Gitan o Wisnian. Chiamiamolo Wisnian, che è il nome suo italiano. Oh, Alphonse. Dico, Wisnian, possiamo metterlo in squadra a posto di Dentrostrello. E poi Gibanian è più forte di Gibanian forma light side, ma non di quella shadow side. Quindi vedrò, insomma, se puoi cambiarli. Devo ancora decidermi. Ma torniamo ad Alphonse. Quei dannati umani mi danno sui nervi come nient'altro al mondo. Come diavolo avranno fatto a trovare la sciabola del tuono? Le spade dovrebbero appartenere a noi Oni. E invece. Bah, dimmi, abile guerriero, tu cosa ne pensi? Sono perfettamente d'accordo con voi, signore. Ma quel ragazzo non ha ancora potere a sufficienza per controllarla. È vero, ma dobbiamo comunque agire il prima possibile per sottrarla agli umani. Tuttavia. Quella Summer e suo padre, Link, potrebbero causarci problemi. Da quel che so, sono in grado di evocare yokai molto potenti. Siamo partiti con Abil Guerriero che dice: ma gli yokai di questo mondo non sono potenti a. Ma lo sai che Summer e Link hanno degli yokai potenti? Deciditi. Ma. È tutta colpa tua, Demon Gufo. Tua e dell'inutilità che porti con te. Mi dispiace, maestro Alphonse. Mi sto solo facendo perdere tempo. Il padre di Summer proviene da un'epoca passata, giusto? Maestà, ascoltatemi. Forse potremmo avere una possibilità di vittoria. Hai qualcosa in mente, vedo. Molto bene, hai carta bianca. Lasciate fare a me, signore. Prometto che non vi deluderò. E tu verrai con me, Demon Gufo. Chissà, potresti essermi d'aiuto. Però c'è una cosa da dire. Demon Gufo ha perso con i poteri di Alphonse. Perché Alphonse ha dato qualche suo potere a Demon Gufo. E se Demon Gufo ha perso con i poteri di Alphonse, vuol dire che Alphonse è inutile. Capito? È semplice. Bene, finalmente abbiamo risolto i 3 casi di mezzanotte. Ottimo lavoro. Se Baku non avesse mangiato i miei sogni, adesso andrei di corsa a dormire. Hai ragione. Credo che per oggi possa bastare così. Nani? Telefono? Una telefonata della nonna! Oh no, e se avesse scoperto il trucco di Baku? Sono in guai seri! Non avere paura di questo, chiederemo scusa insieme se sarà necessario. E rispondi, sto telefono! Ti chiedo scusa, arrivo subito a casa, ciao! Cosa? Hai qualche novità per noi? Ho capito! Va bene, arriviamo subito. A dopo. È successo qualcosa? C'è un'emergenza, ragazzi! Forse torniamo verso casa mia. Però lo vedremo nel prossimo episodio, amici miei. Bene, per questo video è tutto. Wow, 2 missioni piuttosto importanti. Però
Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!